lotta tra il governatore del Veneto e il sindaco di Padova. Zaia non esclude un ritorno del sito di Padova Ovest. Polemica su una famiglia di nomadi che, dopo aver abusivamente parcheggiato una roulotte in un campo, ora sosta abusivamente in strada. Anziana scippata all'Arcella, il neoconsigliere delegato Pillitteri: inizierò con la sicurezza, più eventi e illuminazione. Arrabbiato dopo aver scoperto una postazione autovelox nascosta, un motociclista affronta la pattuglia dei vigili. Edizione di Padova dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. Botta e risposta tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova. Zaia non esclude un ritorno del sito di Padova Ovest. Giordani: deciderò entro Natale. Ospedale di Padova, ancora incertezze. Il sindaco nega di aver incontrato ufficialmente il governatore Luca Zaia per discutere su quale debba essere il sito che ospiterà la nuova cittadella sanitaria. Io non ho mai incontrato il governatore, ho solo parlato con lui, ma certo che parlo con il presidente della regione, ci mancherebbe, non l'ho ancora mai visto. Padova Ovest, io non ho mai parlato di Padova Ovest, per cui non è nell'overo delle proposte. D'altra parte invece il governatore chiede che il comune decida e lo faccia in fretta. Padova Ovest potrebbe tornare ad essere un'ipotesi valida. Questo è un rischio, perché se salta Padova Est c'è il tema che noi abbiamo detto che si andava a Padova Est perché era gratis. L'area prima di Padova Est, in questo giro per Padova con la carovana dell'ospedale, è Padova Ovest. In attesa di un incontro ufficiale, Luca Zaia fa un invito a Giordani. Io non ho certezze di dove si andrà. Certo è che questa partita, io spero che il sindaco Giordani possa affrontarla, possa mettersi nella condizione di avere un'area e realizzare l'ospedale. Altrimenti, ovvio, dobbiamo poi prendere delle decisioni, magari anche impopolari, ma le dobbiamo prendere. Giordani aveva promesso di decidere entro 3 mesi già trascorsi. Dovevo prendere confidenza con la politica, spiega. Ora fa una promessa. Entro Natale definiamo, punto. Vediamo, scommettiamo. Chi vuole scommettere con me? Staremo a vedere. Polemica su una famiglia di nomadi che, dopo aver abusivamente parcheggiato in un campo, ora sostano in strada. I dettagli. Fatto un abuso, ne commettono un altro. In Italia chi rispetta la legge, si sa, in genere ci rimette qualcosa. Invece i nomadi di via Oberdan a Vigonza, in località Prati, non mollano. Dopo l'abuso edilizio contestatogli dal comune per avere stabilito per mesi la loro residenza in una grande roulotte su un'area agricola, gli è arrivata l'ordinanza del sindaco Marangon, che intima i 5 componenti, tra i quali un minorenne, di riportare a uso agricolo il terreno, quindi senza alloggi. Loro stavolta hanno obbedito. Hanno abbandonato l'area agricola spostandosi di qualche centimetro appena fuori dalla recinzione e ora sono a bordo strada, dove hanno prolungato i tubi dell'acqua e riacceso come niente fosse il loro generatore di corrente elettrica. Il tutto in una zona di villette e di orti sociali. I residenti non vogliono farsi intervistare, temono ritorsioni. Gli ortolani hanno da tempo qualche problema di convivenza. Non sappiamo se siano stati loro, comunque in passato ci sono stati diversi furti, anche a me personalmente, e mi hanno portato via i stivali e avevo una giacca a vento, e non solo a me, anche a altri miei amici, insomma. Dopo l'abuso edilizio il comune gli contesterà l'occupazione abusiva di suolo pubblico, segnala l'assessore alla sicurezza di Vigonza Rosario Agricola. Difficilmente se ne andranno di lì, quel posto sotto il terrapieno dell'autostrada potrebbe essere strategico per loro. Loro forniscono il passante che passa si ferma, loro passano la roba, insomma, ecco. Complice. È complice, ecco. Andiamo ora in quartiere Arcella. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha scelto un consigliere comunale della propria lista civica ad occuparsi di questo quartiere. Si parte dalla sicurezza. La sicurezza è una priorità in alcune zone, sì. In alcune zone sono un po' difficili, le famiglie hanno paura di uscire, insomma queste sono le segnalazioni che mi arrivano. Sicurezza, integrazione e rivitalizzazione del quartiere sono le priorità di Simone Pillitteri, il consigliere comunale che il sindaco ha appena delegato a occuparsi dell'Arcella, una promessa che aveva fatto in campagna elettorale. L'illuminazione, i parchi, le attività economiche,
feste grosse, eventi grossi per riattivare il locale, il quartiere. Ora l'importante è convincere la gente, rimasta più volte delusa in passato dalle precedenti amministrazioni. L'ultimo episodio nelle scorse ore, in via Buonarroti, una donna ha avvicinato una 95enne con una scusa, quindi le ha strappato la collana d'oro che portava al collo. La ladra si è allontanata a bordo di un'auto, mentre la donna è caduta a terra ed è stata accompagnata in ospedale. C'è bisogno, sicuramente. La priorità, proprio la prima cosa? La sicurezza? Un po' di ordine, sì, di sicurezza. Si occuperà solo della... Guarda, non so dire che va bene, poi vediamo come va la situazione, perché qua siamo un po'... Servono fatti. Ecco, bravo, bravo. Inevitabile una considerazione economica: per qualunque progetto che rilanci e metta in sicurezza l'Arcella serviranno dei soldi. Questa figura di consigliere delegato avrà un proprio budget. Arrabbiato dopo aver scoperto un autovelox nascosto, un motociclista affronta la pattuglia dei vigili. L'episodio sui Colli Euganei. Cartello posto sino a 200 metri di distanza, macchina non visibile. Ecco cos'è accaduto qualche giorno fa in una strada a 10 km da Teolo, zona Colli forse. Un motociclista ha deciso di documentare con queste immagini una postazione velox. I vigili sono nascosti dietro un muretto. Quanto basta per far scattare la rabbia dell'uomo? Non si vedono, sono nascosti. Mi dai i documenti? No, per favore. Lei mi dà i suoi documenti? Allora, lei mi dà i documenti? Sì, nessun problema. L'utilizzo? No, lei sta nascondendo. Io la sto nascondendo perché non c'è nessun visivo. Allora, mi dica, intanto metta giù il telefono. No. Il posto infatti non è ben segnalato, a suo dire. Molti automobilisti non si accorgono dei vigili, visto che il cartello che segnala la possibile presenza dei controlli è posizionato molto prima e loro sono nascosti dietro un muretto. La denuncia ha già suscitato non poche polemiche con duri attacchi alla polizia locale. No, lei non mi tocca il telefono, lei non mi mette giù. Mette giù il telefono. Lei mi spiega il motivo perché di so quello che sta facendo lei? Allora, mi date i suoi documenti? Lei mi dice chi è, anche lei mi dice che sia. Prima lei mi dice, mi perché? Sta riprendendo. Sì, lo sto riprendendo, perché faccio vedere come siete nascosti. Poliziotti presi a calci e pugni in zona Portello, a Padova, riescono ad arrestare due spacciatori tunisini. Hanno preso a calci e pugni i poliziotti quando sono stati fermati per un controllo, dopo che erano stati visti armeggiare con alcune dosi di droga. Due pusher tunisini di 30 e 24 anni sono finiti in manette. L'episodio è avvenuto al Portello, in via Gradenigo. Sotto un bidone dell'immondizia sono stati rinvenuti 53 grammi di cocaina. Uno dei due pusher invece ha gettato in canale un sacchetto contenente altra droga. Appena fermati hanno dato in escandescenza sferrando calci e pugni ai poliziotti. Per immobilizzarli e identificarli ci sono voluti ben 7 agenti. La cronaca giudiziaria: nel giugno del 2016, ubriaca causò la morte in tangenziale di una maestra. La famiglia accetta il risarcimento. È uscita spontaneamente dal processo la parte civile della famiglia di Paola Rosa Tanga, la 59enne di Limena, morta il 25 giugno del 2016 in un drammatico incidente nella tangenziale sulla Brettella per Abano. Quel giorno la sua auto si schiantò contro quella di un'imprenditrice 51enne, risultata poi positiva all'alcol test. I familiari hanno accettato l'assegno milionario. Gli avvocati infatti avevano chiesto un risarcimento di 1.800.000 euro, e la cifra liquidata è molto vicina. La 51enne invece, che ha provocato l'incidente, è stata accusata di omicidio stradale, finita ai domiciliari e oggi ha l'obbligo di dimora ad Abano. Perquisizioni e sequestri di cibo irregolare al centro in Grosso Cina, in zona industriale a Padova, il blitz della polizia locale. Tra 120 confezioni di generi alimentari non regolari, senza le descrizioni in lingua italiana, senza l'elenco degli ingredienti e le indicazioni di conservazione. Blitz della polizia locale al centro in Grosso Cina, dove in due box sono stati sequestrati centinaia di prodotti irregolari. I generi di ortofrutta non evidenziavano le informazioni previste dalla normativa. Inoltre, sugli scaffali erano presenti numerosi contenitori in plastica con legumi, frutta secca e altri alimenti non coperti e in condizioni igieniche precarie. Perquisizioni anche in un esercizio commerciale di via Cile, dove sono state sequestrate 1247 confezioni di prodotti alimentari prive della regolare etichettatura. E dal TG di Padova è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.